Italiani, sono qui oggi per parlarvi di Giorgia Meloni. E siccome lei è l'underdog, io sono l'undercat. Tra cane e gatto non corre sempre buon sangue, ma per una volta faccio un'eccezione. Anche perché sulla guerra in Ucraina lei ha dimostrato di avere delle idee molto simili alle mie. O meglio, questo è quello che dice in pubblico. Le cose vanno chiamate con il loro nome. Se noi ci fermiamo, noi consentiamo l'invasione dell'Ucraina. Ora, io non sono così ipocrita da scambiare una invasione con la parola pace. E quindi credo che non si debba consentire l'invasione dell'Ucraina, che non vuol dire non lavorare per un piano di pace o che non lavorare per una soluzione del conflitto. Ma pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra? Pensate che qualcuno davvero si diverta a stare in questo quadro? No! Ma chiaramente la situazione è un tantino più complessa di come la fa certa propaganda. E questo, invece, è ciò che dice in privato. But another problem is how to work in line of new Black Sea initiative. What do you think about unblocking some Russian banks in this line? I think we have to discuss it. I think we have to find a solution for instead the situation is impossible to face for us. So there must be the solutions found for it. I've been also discussing it in the G20. We did a meeting. So, yeah. Yes, in the meeting about Africa, we've been discussing it. If we allow Russia to blackmail us, that could be always worse. But if we don't find other solutions, becomes a problem that is impossible. Certo, dobbiamo ringraziare i comici russi per aver messo d'accordo Underdog e Undercat e per averle fatto dire in privato il contrario di quello che sostiene il pubblico. Perché voi lo sapete, Giorgia, quando si arrabbia, fa quasi paura. Ritenete che si debbano rivedere i confini dell'Ucraina e come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di autodeterminazione o no? Questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace, altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e del diritto internazionale, e questo è irresponsabile. Grazie. Mentre in privato diventa calcolatrice e addirittura geopolitica e arriva persino a dire che ha un piano tutto suo per la pace. Well, I see that there is a lot of fatigue, if I have to say the truth, from all the sides. We near the moment in which everybody understands that we need a way out. Yeah. The problem is to find a way out which can be acceptable for both without destroying the international law. I've got some ideas about it on how to manage this situation, but I'm waiting to understand to the right moment to try to put on the table these ideas I've got. Chissà quale sarà l'ideona per far fare la pace a ucraini e russi che Giorgia Meloni tiene in serbo per il momento giusto. E chissà se piacerà a Kiev. Ma tanto lei è così affettuosa con Zelensky. Caro Volodymyr, oggi siamo al vostro fianco senza esitazioni e siamo qui oggi per ribadire con forza che la Russia deve porre fine alla sua politica di occupazione e ritirare le sue truppe. Non ci stancheremo di lavorare per porre fine alla guerra e giungere a una pace giusta e duratura. Secondo il TG1, lei non è caduta nella trappola e ha detto in privato le stesse cose che dice in pubblico. Mentre per i suoi, qualunque cosa dica, va sempre bene. Forse perché non si pongono il problema di capirlo. Forse perché non si pongono il problema di capire quello che dice. E se arriva Undercat a notare che forse c'è una contraddizione, gridano subito all'attentato. Boh. Qui i casi sono due. O ha un'idea diversa per ogni interlocutore, oppure, come mi viene da pensare, è una che ti vende un mattone e te lo spaccia per un autoradio. Ma se vi sta bene così, auguri.